Il cambiare in corso i progetti non è una specificità tutta italiana. Alla luce di come è cambiato il quadro economico continentale, sono praticamente tutti i paesi destinatari dei fondi ad aver chiesto una modifica, una rimodulazione dei progetti, per cui questo forse non è più il problema su cui concentrare l'attenzione. Sì, è vero. Io sottoscrivo quello che ha detto Claudio Barchino. Sarebbe bello vedere un paese che nei momenti straordinari, e lo dico nel senso etimologico, extraordinari, mettesse da parte un po' questa scaramuccia politica e si combattasse per ottenere degli obiettivi. Ma non l'abbiamo visto durante la pandemia con l'opposizione che attaccava il governo Conte ogni giorno, figuriamoci se lo vediamo su questo progetto. Sarebbe bello, ma non è possibile, viviamo in questo paese. Poi la questione del PNRR, perché altrimenti i telespettatori rischiano di non capire. Giuseppe Conte riesce a ottenere la cifra straordinaria di oltre 200 miliardi in quel confronto aspro in Europa. E dopodiché cade il governo Conte, arriva il governo Draghi, dove sono tutti dentro, tutti responsabili, tranne Fratelli d'Italia. E il governo Draghi sembrava, quando Draghi era prossimo a lasciare il suo incarico, sembrava tutto perfetto. D'altronde era decantato da tutti come il migliore e invece non era tutto perfetto. E perché adesso il governo non può scaricare le colpe sul governo Draghi? Perché nel governo Draghi c'erano due partiti che fanno parte di questo governo. C'era la Lega e c'era Forza Italia, quindi non si possono scaricare le colpe. La verità è che ormai questo governo è in sella da quasi un anno, ed è vero che è un paese che ha una burocrazia cattiva al nostro, perché questo è indiscutibile, però e qui do ragione a Barchino, è necessario che venga creato un tavolo nel quale vengano coinvolti tutti, e nessuno si possa dire innocente, nessuno può dire di non aver partecipato a questo percorso straordinario, certo, che potrebbe cambiare il destino del nostro paese. E invece vediamo che continua la scaramuccia politica. Ecco, fammi solo dire una battuta, mi viene in mente quello slogan di De Medici a Firenze che era festina lente, affrettati lentamente. Ecco, però i De Medici lo usavano come virtù, qua mi sembra che ci si affretti lentamente più per difficoltà che per virtù. Allora, riprendiamo i fili del nostro dibattito, perché Lisei dice la richiesta di dimissioni è un atto straordinario che però rischia politicamente di perdere efficacia se ad ogni piè sospinto si chiede la dimissione di questo o di quello. Ha perfettamente ragione, l'opposizione sbaglia a chiedere ogni settimana le dimissioni di un ministro, perché poi quando ci sono i presupposti per chiederle, vedi caso Santanchè, che presupposti ci sarebbero, vedete che la cosa è depotenziata. Se tu chi gridi al lupo tutte le settimane, succede così. Però è anomalo questo, ma è anche anomalo che un presidente del Consiglio come Giorgia Meloni sia così silente nelle ultime settimane, quando ci sono stati comunque dei casi che necessitavano della sua presenza. Il caso del Mastro, il caso La Russa, il caso Santanchè, invece è sparita e non parla più. Però, per l'amor di Dio, ognuno parla quando vuole. Allora, non è vero che in Italia scusami. Però premetto, è impegnata in importanti vertici internazionali, sommi. Sì, beh, ma comunque oggi non serve essere fisicamente presenti per comunicare. Detto questo, non è vero che in Italia c'è stato un braccio di ferro tra politica e magistratura. Noi abbiamo una delle classi politiche più corrotte dei paesi occidentali, sicuramente d'Europa, e ci sono stati alcuni magistrati che hanno cercato di combattere questa corruzione. Poi con degli errori, ci mancherebbe altro. L'uomo è fallace e sbaglia. Però non c'è stato un braccio di ferro, c'è stato un tentativo della politica a ogni piè sospinto di modificare le regole affinché la magistratura non trovasse i corrotti, questa è la verità, perché io poi non guardo al colore politico, io guardo, certo, faccio il giornalista, faccio il carne da guardia, devo stare attento a quello che fa chi guida il vapore, e quindi se la magistratura indaga e fa, secondo me, allora, fa esattamente quello che è preposto a fare. Ci volevamo concentrare sulla carta prepagata, perché questo ha presentato ieri Giorgia Meloni in un tweet, Luca Sommi. Io mi sono ripromesso in ogni trasmissione televisiva di ricordare che la politica nasce per aiutare chi non ce la fa e non chi ce la fa già, per cancellare le sperequazioni sociali. Quindi il taglio del cuneo fiscale, il bonus spesa, sarebbero degli interventi giusti se non si fosse cancellato ideologicamente il reddito di cittadinanza. Perché ricordiamolo che è stato un attacco ideologico, sì, è stato uno strumento politico, perché noi da oggi abbiamo 500 famiglie che non percepiscono più niente, sono in povertà assoluta. Ma sapete cos'è la povertà assoluta? Non è una parola, è una condizione esistenziale che ti porta ogni giorno a non avere niente. Quindi questa è una mancetta, come l'ha definita la stessa Meloni, mentre poteva correggere il reddito di cittadinanza che aveva bisogno certo di correzioni, ma non l'ha fatto per motivi ideologici. E qui il governo, a mio modo di vedere, non si è detto responsabile. Allora, ci dobbiamo fermare.